La tecnica è normale, banale, sono il normale raccolto della saliva. La saliva già si usa per indagini in laboratorio, ad esempio per il dosaggio del cortisolo, per altre indagini virali. In questo contesto praticamente la saliva viene utilizzata come ottimo strumento di indagine per il virus. Il virus aderisce molto bene alle ghiandole salivari e quindi con la saliva viene eliminato all'esterno. Il motivo per cui teniamo la mascherina è proprio questo. La provetta è una provetta normale che ha dentro un batuffolo di cotone, batuffolo che viene praticamente messo in bocca, tenuto in bocca 2 minuti e dopodiché si rimette dentro la provetta, si chiude e la provetta viene conferita in laboratorio. In laboratorio si centrifuga, la saliva si raccoglie sotto il fondo della provetta, quindi come materiale già filtrato, e da lì parte una normale indagine molecolare che è sovrapposta all'indagine che facciamo con il tampone. Quello che abbiamo fatto è valutare la fattibilità e l'attendibilità di questi test fatti su saliva nel contempo e quanto la saliva rappresenta un mezzo stabile per le indagini molecolari. Questo ci ha dato ottimi risultati, per cui adesso l'abbiamo messo in routine. Il vantaggio per il paziente è chiaramente il fatto che non è traumatico, per cui è molto più gradito, specialmente nelle persone che devono sottoporsi a tamponi ripetuti. Per l'operatore è minore il rischio di infezione, perché non serve che si bardi, tutto il processo diventa più veloce, il campione è un campione standardizzato, per cui non risente della manualità che può avere l'operatore, quindi particolarmente idoneo a dare risultati di qualità nella ricerca virale.